Alice cominciava a sentirsi stanca di sedere sull'erba accanto a sua sorella senza far niente. Aveva dato un'occhiata al libro che la sorella stava leggendo, ma non c'erano né dialoghi né figure. Allora che serve un libro, pensò Alice, senza dialoghi né figure? Si domandava alla meglio se per il piacere di fare una ghirlanda di margherite valesse la pena di alzarsi a raccogliere i fiori, quando ecco un coniglio bianco dagli occhi rosa passargli accanto quasi sfiorandola. Non c'era da meravigliarsene, né Alice pensò che fosse troppo strano sentir parlare il coniglio, che diceva tra sé: ahimè, ahimè, ho fatto tardi. Quando poi lei si ricordò della cosa, si accorse che avrebbe dovuto meravigliarsi, ma allora le sembrò una cosa naturalissima. Ma quando il coniglio tirò fuori un orologio dal taschino della sottoveste e lo consultò e si mise a scappare, allora Alice saltò in piedi pensando di non aver mai visto un coniglio con la sottoveste e il taschino, e attraversò il campo correndogli dietro appena in tempo per vederlo entrare in una spaziosa conigliera sotto la siepe. Un istante dopo Alice scivolava giù correndogli dietro senza pensare a come avrebbe fatto poi a uscirne. La buca della conigliera filava dritta come una galleria e poi sprofondava così improvvisamente che Alice non ebbe un solo istante l'idea di fermarsi. Si sentì cader giù in una specie di precipizio che somigliava a un pozzo profondissimo. Una delle due: o il pozzo era straordinariamente profondo, o Alice ruzzolava giù con grande lentezza, perché ebbe tempo, cadendo, di guardarsi intorno e pensare meravigliata alle conseguenze. Aguzzò gli occhi, cercò di vedere il fondo per vedere qualcosa, ma il fondo era buio, non si vedeva nulla. Giù, 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 non finiva mai quella caduta. Chissà quante miglia ho fatta a quest'ora, pensò Alice. Forse sto per toccare il centro della terra, saranno più di 400 miglia di profondità. Passò qualche minuto e ricominciò. Forse sto attraversando la terra, se dovessi uscire tra quelli che camminano a capo all'ingiù. Credo si chiamino gli antidoti. Domanderei subito come si chiama il paese. Per piacere, signore, questa è la Nuova Zelanda? O forse è l'Australia? Ma se faccio una domanda così mi prenderanno per sciocca. Non la farò. Forse troverò il nome del luogo scritto da qualche parte. E ancora giù, ancora giù, ancora giù, quando patapunfete si trovò a un tratto su un mucchio di frasche e la caduta cessò. Questo è l'inizio di Alice nel Paese delle Meraviglie. E subito si pone un problema. Alice sta cadendo dentro un buco verso il centro della Terra e si chiede, si domanda naturalmente quando si fermerà. Magari arriverà fino al centro della Terra, magari continuerà dopo e così via. Lei parla e dice: magari arriverò a raggiungere quegli antipotici, che naturalmente è uno, il primo gioco di parole che Carol fa in questo suo libro, quegli antipatici che stanno agli antipodi. E la domanda che ci facciamo anche noi, e che faccio al pubblico e naturalmente anche ai nostri musicisti questa sera, è: cosa succede ad Alice? Quando si ferma Alice? L'abbiamo provato quest'oggi, quindi dovete dirmi a che punto si ferma mentre sta cadendo in un buco che passa per il centro della Terra e poi continua giù. Guardi, io non ero sono stato indisposto. Abbiamo fatto prove tutto il pomeriggio, ma nemmeno questo può servire. Dunque, la domanda è: che cosa succede a un corpo, in particolare il corpo di una bambina, che cade in un buco che passa per il centro della Terra, se la pose Plutarco, che era un filosofo, un letterato di molti anni fa, di molti secoli fa, agli inizi quasi della nostra era, ma la risposta la diede, non bastano i letterati o i filosofi per dare le risposte, ci vuole uno scienziato. E la diede questa risposta Galileo, nella sua opera più famosa del 1632, che è Il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. E anzitutto una risposta sorprendente, perché man mano che Alice cade verso il centro della Terra, e la Terra che la chiamano a sé, che le provoca l'accelerazione di gravità, man mano che cade verso il centro c'è sempre meno accelerazione, quindi quando arriva al centro della Terra l'accelerazione è svanita, è zero. Però la sua velocità nel frattempo è aumentata ed è al punto massimo.
Quindi lei arriva al centro della Terra con un'enorme velocità e che cosa succede? Beh, certo non si può fermare, quindi continua dall'altra parte. E arriva, la velocità piano piano diminuisce, no? E arriva esattamente ai suoi antipodi. La seconda domanda è: quanto tempo ci mette per arrivare da una parte all'altra della Terra? E la risposta sorprendente è che ci mette esattamente... quanto? Secondo voi cosa ci mette? La Terra è grande, naturalmente, lei tira, no, a caso quanto può essere, ma quanto ci mette? Sono mezza giornata. Mezza giornata, sono 6.300 chilometri di raggio. Ah, giusto, non lo sapevo quanto è il raggio. Il raggio diminuisce, cresce, è un raggio. Secondo voi quanto ci mette? Quando andate per esempio in Australia in gita scolastica, quanto ci mette? Non faccio lo spiritoso, parli vicino al microfono, professore. 42 minuti. La cosa sorprendente è che l'accelerazione della Terra, no, provoca un aumento di velocità così forte che in 42 minuti si passa attraverso la Terra e si arriva dall'altra parte. Il problema è cosa succede quando si arriva dall'altra parte? Esattamente il contrario di quello che è successo quando si arrivava a metà al centro della Terra. La velocità è diventata zero, ma l'accelerazione è massima perché siamo arrivati appunto al bordo della Terra e si ricomincia. Quindi se non ci fosse attrito, Alice continuerebbe ad andare su e giù come un pendolo, 42 minuti ogni volta. E Lewis Carroll questo giochetto lo rifarà in un altro dei suoi libri di cui non parliamo questa sera, che si chiama Silvia e Bruno, perché se voi fate un buco tra due punti qualunque della Terra, la cosa interessante è che, beh, ovviamente la velocità sarà un po' inferiore se non passa per il centro della Terra, ma tra i due buchi un corpo che scivola semplicemente grazie alla gravità ci mette sempre 42 minuti. Come da Torino a Milano. Avremmo risolto il problema dei trasporti, basterebbe bucare l'intero globo, no, con delle gallerie e senza consumare assolutamente nessuna energia si arriverebbe quando il treno si ferma, si salta giù, si risalta su e si ricomincia. Io qui la interrompo perché non voglio entrare... Queste sono le cose appunto, no, che fanno venire in mente. Nella politica, perché gallerie in questa zona qua è difficile parlarne, non spostiamoci sulle gallerie. Siamo nella patria di Notaf, quindi una galleria volevano fare. Le suggerirei di parlare più vicino al microfono. Va bene. Posso proseguire? Sì, perché adesso smetto, quindi mi avvicino al microfono. Apri l'uscio, Alice è precipitata in un luogo, una specie di stanza con tante piccole porte, c'è una chiave, comincia, non leggeremo tutto, ma i punti che hanno a che fare con queste riflessioni matematiche. Apri l'uscio, guardò in un piccolo corridoio, largo quanto una tana da topi, si inginocchiò, vide al di là del corridoio il più bel giardino del mondo. Quanto volle uscire da quella sala buia per correre su quei prati di fulgi di fiori lungo le freste acque delle fontane, ma non c'era modo neanche di cacciarci il capo nella bocca. Se potessi almeno cacciarci la testa, pensava Alice, ma a che servirebbe poi se non posso far passare le spalle? Se potessi rimpicciolire come un telescopio, come mi piacerebbe, ma come si fa? Quasi quasi andava cercando il modo. Alice tornò verso il tavolino con la speranza di trovare una chiave, trovò invece un'ampolla con un cartello su cui c'era stampato a lettere di scatola: bevi. Alice si arrischiò a bere. Era una bevanda deliziosa, aveva un sapore misto di torta di ciliegie, crema, ananasso, gallina arrosto, torrone e crostini imburrati, e la tracannò di un fiato. Che strana impressione, disse Alice. Mi sembra di rimpicciolire come se fosse un cannocchiale, proprio così. Non era più che una ventina di centimetri, finalmente aveva la giusta statura per passare da quell'usciolino e uscire in giardino, ma poveretta, quando fu di fronte alla porta, si accorse di aver scordato la chiave che apriva la porta del giardino. Quando tornò al tavolo dove l'aveva lasciata, si sforzò di arrampicarsi a una delle gambe del tavolo, ma era sdrucciolevole. Dopo essersi affaticata per vincere questa difficoltà, la povera Alice si sedette a terra e pianse. «Ma che vale abbandonarsi al pianto?» disse Alice. «Ti consiglio invece, cara mia, di finirla con quel piagnucolio. Sì, perché quella strana fanciulla si divertiva a credere di essere in due». «Ma ora è inutile voler credere di essere in due», pensò Alice. «Mi resta appena tanto da formare un'unica bambina». Ed ecco, vide sotto il tavolo una cassetta di cristallo. L'aprì, trovò un piccolo pasticcino sul quale, con uva di Corinto, era scritto in bei caratteri: «Mangiami». «Bene, mangerò», disse Alice. «Se mi fa crescere, arriverò a afferrare la chiave. Se mi farà rimpicciolire, mi insinuerò sotto l'uscio in un modo o nell'altro. Arrivo al giardino. Poi sarà quel che sarà».
e in pochi istanti aveva mangiato il pasticcino. Strano, sempre più strano, esclamò Alice, tanta era la sua meraviglia che non sapeva più parlare neanche correttamente. Mi allungo adesso, come un cannocchiale. Addio piedi! Perché appena si guardò i piedi, le sembrò di perderli di vista, tanto si allontanavano. Bene, stiamo parlando di Alice, ma forse bisognerebbe fare perlomeno una riflessione su chi è l'autore di Alice. È un matematico, ed è per questo che oltre a un letterato che legge l'opera di questo scrittore, ci sono io, no? Che faccio il controcanto. Era un matematico, un logico matematico, che insegnava matematica appunto nei college, in alcuni college inglesi. Si chiamava Charles Ludwig Carroll. E prese, quando decise di scrivere i libri di Alice, vedremo poi in seguito perché e come, prese i suoi due primi nomi, Charles e Ludwig, li tradusse a modo suo, Charles divenne Carroll, Ludwig divenne Lewis, invertì l'ordine e così nacque Lewis Carroll. Lewis Carroll che scrisse parecchi libri di letteratura, ma ovviamente Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo Specchio sono i due più famosi, sono parte di una piccola saga, appunto, no? Parte 1 e parte 2, ma non sono gli unici che scrisse. C'è anche una stranissima poesia che si chiama The Hunting of the Snark in inglese, e lo dico in inglese perché è un po' strano tradurre, hunting of significa semplicemente la caccia a, ma questo snark che cos'è? E beh, qui vediamo già subito questo matematico logico giocare con le parole. Snark è una parola che lui che è un tipo di parola che lui chiamava baule. Si tratta di prendere due parole diverse e di incollarle insieme in modo da farne una che non è né una né l'altra e che appartiene un po' all'una e un po' all'altra. Snark deriva da snail, che vuol dire lumaca, e da shark, che vuol dire pesce cane o squalo. E allora in italiano è difficile tradurlo, perché si potrebbe tradurlo per esempio come lumalo, un animale che è un po' lumaca e è un po' squalo. E poi c'è un'altra coppia di romanzi che ebbe molto meno successo, si chiamava Silvia e Bruno, venne molti anni dopo, una trentina di anni dopo i due libri di Alice, ebbe meno successo anche perché è stata costruita in una maniera molto artificiosa. Carroll per molti anni prese nota dei suoi sogni, brandelli di sogni, li scriveva la mattina, oppure pensieri che gli passavano per la testa e li buttava tutti dentro una cassa. E ad un certo punto decise di prendere tutti questi frammenti e di legarli insieme come se fossero una storia coerente. È un procedimento interessante, naturalmente un procedimento molto tipico della letteratura moderna, quindi in questo Carroll era all'avanguardia, però il risultato non è stato così interessante come gli altri due libri, quindi Silvia e Bruno è un po' dimenticato. Ma Carroll ovviamente faceva anche il matematico e scrisse tanti libri di matematica dimenticabili e dimenticati. Uno di questi si ricorda, si chiama Euclide e i suoi rivali, perché Carroll, che era così all'avanguardia in letteratura, in realtà in matematica era molto retrogrado. Siamo alla fine, alla seconda metà dell'Ottocento, sono nate le geometrie non euclidee, sono la novità, sono l'avanguardia della matematica, e uno penserebbe che una mente così all'avanguardia come quella di Carroll, letterato, sarebbe stato interessato alle avanguardie matematiche. Invece no. Lui le considera come delle cose che non bisogna studiare e quindi scrive questo libro facendo un processo all'inferno a coloro che insegnano la nuova matematica. È un processo che poi alla fine si chiude con una sentenza, c'è un rogo dei libri, di tutti questi libri di matematica nuova, e capite, no, che ovviamente, no, dal punto di vista matematico Carroll era un po' indietro. Ne scrisse anche tanti altri, vi consiglio di leggere per chi soffre di insonnia, Problemi del cuscino, cioè sono problemi di matematica che lui faceva perché aveva l'insonnia, non riusciva a dormire, e che poi naturalmente chi cerca di risolvere, no, acquista ovviamente lo stesso male. E c'è una storia ingarbugliata, una storia molto complicata di una decina di capitoli, in ciascuno dei quali c'è un problema matematico, non si riesce ad andare avanti nella storia se non si risolve il problema matematico, ma noi non faremo questa sera, no? Ho visto già prima chiedendo che problemi matematici non avete voglia di risolvere, quindi no. E Carroll morì non molto anziano, aveva 66 anni, era la fine dell'Ottocento, 1898, e nel corso della serata appunto ci concentreremo invece sui suoi due capolavori, Alice attraverso Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo Specchio.
La nostra Alice diventa quindi, mangiando questo pasticcino, molto alta. Si dispera, addirittura ha una specie di crisi di pianto, piange moltissimo, piange come piange una persona alta 2,5 metri, quindi un lago di lacrime letteralmente. Poi rimpicciolirà di nuovo e poi, tra varie avventure, capita che, diventata di nuovo piccola, insieme a tante creaturine, una lucertola, altri strani animaletti bizzarri, che cosa fa? Naufraga nel mare delle lacrime che aveva espresso poco anzi. Fortunatamente, ora voi penserete che io delirio, in realtà è un libro così, no? C'è un topo e lei, aggrappandosi alla coda di un topo, naviga nel mare di lacrime finché raggiunge la riva. E una volta arrivati a riva, l'assemblea che si raccolse a riva era molto bizzarra, figuriamoci. Gli uccelli avevano le penne inzuppate. Gli altri animali, col pelo incollato al corpo, grondavano acqua, tristi, malinconici. La prima questione messa sul tappeto fu naturalmente il mezzo per asciugarsi. Si consultarono tutti e Alice, dopo un po', si mise a parlare familiarmente con tutti gli animali, come se li conoscesse da un secolo uno per uno. Volevo dire che forse il miglior modo di asciugarsi sarebbe di fare una corsa scompigliata. E cos'è la corsa scompigliata, signor Dronte? Domandò Alice. Forse il modo migliore di spiegare cos'è una corsa scompigliata è farla. Vogliamo farla? Andiamo, dai. Prima tracciò la linea nello steccato, una specie di circolo, e poi tutta la brigata entrò nello steccato. Non si sentì neanche dire uno, due, tre, via, ma tutti cominciarono a correre a piacere. Si fermarono quando vollero, di modo che non si seppe quando la corsa era terminata. A ogni modo, dopo che ebbero corso mezz'ora o quasi e si sentirono tutti asciutti, il Dronte esclamò: «La corsa è finita!» E tutti lo circondarono domandando: «Ma chi è che ha vinto?» E il Dronte, questo strano animale, una volta che tornò, si trovò in difficoltà perché non era facile rispondere per lui. Perciò sedette e restò a lungo con un dito appoggiato alla fronte, così come si rappresenta Shakespeare dentro i ritratti. Mentre tutti tacevano, finalmente il Dronte disse: «Tutti hanno vinto e tutti devono essere premiati.» «Ma chi distribuirà i premi?» replicò un coro di voci. «Lei, si intende.» Io, Alice, non sapeva cosa fare. Nella disperazione si cacciò le mani in tasca, ne cavò alcuni confetti e li distribuì in giro. Ce n'era uno per ciascuno, ma però dovrebbe essere premiata anche lei, disse il topo. «Naturalmente, che cos'altro hai in tasca?» «Niente, un ditale», rispose. «Dai, dai qui, dai qui.» «La prego di accettare questo elegante ditale.» Bisognava ora mangiare i confetti, cosa che cagionò un po' di rumore e di confusione, perché gli uccelli grandi si lagnavano che non avevano potuto assaporarli e gli uccelli piccoli, avendoli inghiottiti di colpo, correvano il rischio di strozzarsi. E si dove picchiare sulla schiena. Ma anche questa cosa finì e tutti sedettero in circolo, pregando il topo di dire qualche altra cosa. Girovagando Alice alla ricerca di qualcosa che le faccia trovare finalmente la giusta misura per continuare il suo viaggio, perché cresce, diminuisce, adesso è piccolissima, incontra un bruco. Lo incontra sopra un fungo. Il bruco e Alice si guardarono a vicenda per qualche tempo in silenzio. Finalmente il bruco staccò la pipa di bocca e le parlò con voce languida e sonnacchiosa. «Chi sei?»
Non era un bel principio di conversazione. Alice rispose con qualche timidezza: davvero non te lo saprei dire. So dirti chi ero quando mi sono levata stamattina, ma da allora credo di essere cambiata parecchie volte. Ma che cosa vi vai contando? Spiegati meglio. Temo di non potermi spiegare, perché non sono più quella di prima, come vedi. Io non vedo nulla. Temo di non potermi spiegare più chiaramente, perché dopo essere stata cambiata di statura tante volte in un giorno, non capisco più nulla. Non è vero. Beh, tu non l'hai sperimentata ancora, ma quando ti trasformerai in crisalide, come ti accadrà un giorno, poi diventerai farfalla, certo ti sembrerà strano, non è vero? Niente affatto. Beh, tu la pensi diversamente, ma a me sembrerebbe molto strano. A te? Chi sei tu? E questo li ricondusse di nuovo al principio della conversazione. Perché non cominci tu a dirmi chi sei? Perché? Era una domanda imbarazzante, effettivamente. Alice non seppe trovare una buona ragione. Il bruco sembrava di cattivo umore, perciò fece per andarsene. Vieni qui. Ho qualche cosa di importante da dirti. Sì. Non arrabbiarti. È tutto? No. Per qualche istante il bruco fumò in silenzio. Finalmente sciolse le braccia, si tolse la pippa di bocca e disse: di che statura vuoi essere? Veramente vorrei essere un pochino più grande, se non ti dispiace. Una statura di 8 centimetri è troppo meschina. 8 centimetri fanno una magnifica statura. Il bruco era alto esattamente 8 centimetri. Ma io non ci sono abituata. Col tempo ti ci abituerai. E questa volta Alice aspettò pazientemente che ricominciasse a parlare. Dopo 2 o 3 minuti il bruco si tolse la pipa di bocca, sbadigliò 2 o 3 volte e si scosse tutto. Poi scese dal fungo e se ne andò strisciando nell'erba, dicendo soltanto queste parole: un lato ti farà diventare più alta e l'altro lato ti farà diventare più basso. Un lato di cosa? L'altro lato di cosa? Pensò Alice tra sé. Del fungo, gli disse il bruco, come se Alice lo avesse interrogato ad alta voce. E subito il bruco scomparve. Professore, questo bruco vagamente russo, e perché ha pensato che dovesse essere russo il bruco? Lei ha... Avevo mangiato un fungo, capito. Ma non russo, un messicano. Forse è bene che cerchiamo di capire che cosa succede in tutte queste trasformazioni di Alice. In una lunga parte del libro Alice ogni tanto cresce, ogni tanto diminuisce, sembra un po' i canoni che suonano i nostri musicisti questa sera. Ci sono nella musica queste figure, no? Si chiamano canoni per aumentazione o per diminuzione. Beh, nella musica questo si può fare, si può prendere una musica, la si può tirare o la si può comprimere e naturalmente questa musica verrà più veloce o più lenta, no? Ma non cambierà la sua struttura. Quello che succede invece con
gli oggetti o con i corpi del mondo normale, e beh, non è la stessa cosa che nella musica. E infatti Galileo, sempre lui, in un altro libro, da quello che ho citato prima era il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, la grande opera del 1632 che gli costò molto cara, perché fu quella che poi lo portò al processo l'anno dopo, in realtà di fronte all'Inquisizione. Dopo il processo, dopo la condanna, Galileo fu condannato agli arresti domiciliari, dove poi morirà qualche anno dopo, e nel 1638 pubblicò quello che è il suo capolavoro, che si chiama Discorsi sopra due nuove scienze. E in questi discorsi si pone un problema analogo a quello che si era posto Lewis Carroll, naturalmente molto prima, perché era Lewis Carroll che copiava e non Galileo che copiava da Carroll. E si pose questo problema: che cosa succede, per esempio, se prendiamo un cane e lo allarghiamo, lo facciamo diventare via via più grande? Per esempio, Galileo dice: non se lo triplichiamo in volume. Quello che si può immaginare, che tutti noi probabilmente senza sapere, senza essere Galileo, ci immaginiamo, è che se vogliamo aumentare un corpo dobbiamo semplicemente aumentare tutte le sue dimensioni in proporzione, perché la struttura rimane uguale. E invece Galileo fa addirittura i disegni e spiega come non è possibile che la struttura, lo scheletro di un cane, sia in grado di sopportare il corpo di un cane se il volume fosse triplicato. E allora bisognerebbe ricostruire, bisognerebbe ripresentare, ripensare, riprogrammare, riprogettare le ossa, perché altrimenti il cane non starebbe in piedi. E allora in queste avventure di Alice dovrebbe sapere, se fosse Galileo, se avesse studiato un po' di fisica, dovrebbe sapere che non è possibile quello che le sta succedendo. Lei non può semplicemente crescere e diminuire senza sentirsi tirare da tutte le parti, senza sentirsi squarciare nel corpo. E allora dovrebbe capire forse qual è la soluzione di ciò che sta vivendo, una soluzione che vedremo alla fine, ma che non credo di svelare nessun segreto, no, se dico che in realtà è quello che le succede in un sogno. Ho capito. Quindi non si possono gonfiare i cani e triplicarli di volume, ho capito, no, questo io. Ci sono i palloni gonfiati ogni tanto, che credono di rimanere così, ma è un'altra cosa. Vabbè. La nostra Alice, dopo aver incontrato il bruco e aver finalmente capito che in qualche maniera il modo migliore è usare un pezzo di fungo che se lo mangia e cresce, l'altro pezzo diminuisce, quindi mangiando di qua e di là trova l'altezza giusta e riesce ad arrivare a 1,20 m, col quale 1,20 m riesce a raggiungere una casetta nella quale c'è una strana duchessa che si agita insieme a una cuoca che cucina tutto con moltissimo pepe. Le affidano in questo sogno delirio, come tutti i sogni, un bambino che a lei sembra effettivamente molto brutto, tant'è che scopre essere un porcellino questo bambino. Quando esce fuori, il bambino porcellino si rivela come porcellino, scappa, viene lanciato nel bosco e lei rimane da sola, ma non è tutta da sola, perché ha incontrato in questa casetta uno strano gatto che si chiama il gatto di una zona dell'Inghilterra che è il Cheshire, così si dovrebbe pronunciare. Gatto del Cheshire, gatto del Cheshire, gli appare su un albero. Vorresti dirmi tu dove debbo andare? Dipende molto dal luogo dove devi andare. Poco mi importa dove. Allora importa poco sapere per dove devi andare. Purché arrivi da qualche parte. Oh, certo, vi giungerai, non hai che da camminare. Alice sentì che aveva ragione e cercò un'altra domanda. Che razza di gente abita in questi dintorni? Da questa parte abita un cappellaio. E da quest'altra parte abita una lepre marzolina, lepre di marzo. Visita, l'uno e l'altra sono tutte e due matti. Ma io non voglio andare dai matti. Oh, non ne puoi fare a meno, qui siamo tutti matti. Io sono matto, tu sei matta. Come sai che io sono matta? Tu sei matta, altrimenti non saresti venuta qui come pubblico questa sera, d'altra parte. Così disse il gatto e poi scomparve. Alice non si stupì, si stava abituando a vedere delle cose strane. Mentre guardava ancora il posto occupato dal gatto, ecco il gatto ricomparire di nuovo. Vai oggi dalla regina a giocare a croquet? Avevo dimenticato di domandartelo. Sì, ci andrei, ma ancora non sono stata invitata. Così rispose Alice tranquillamente, come se la ricomparsa del gatto fosse più che naturale. Me l'ero immaginato.
Alice aspettò un poco con la speranza di rivederlo, ma non riapparve più. Ed ella, pochi istanti dopo, prese la via dell'abitazione della lepre di marzo. Di cappellai ne ho veduti molti, disse tra sé, sarà più interessante la lepre di marzo, ma siccome siamo nel mese di maggio, poi non sarà così matta, sarà meno matta del mese di marzo. Mentre diceva così, guardò su e vide di nuovo il gatto seduto su un ramo dell'albero. Ti prego di non apparire e scomparire con tanta rapidità, perché mi fai girare la testa. Hai ragione, disse il gatto, e stavolta sparì ad agio, cominciando con la fine della coda e finendo col ghigno, che rimase per qualche tempo sul ramo dopo che tutto il gatto si era dileguato. Curioso, ho veduto spesso un gatto senza ghigno, ma mai un ghigno senza gatto. È la cosa più strana che mi sia capitata, e in effetti. Non si era allontanata di molto quando arrivò di fronte alla dimora della lepre di marzo. Pensò che fosse quella, perché i comignoli avevano la forma di orecchie e il tetto era coperto di pelo. Questo gatto del Cheshire, che cosa vuol dire quando un intellettuale può lasciare l'Italia e viaggiare in Russia e anche in Inghilterra, che poi dopo riusciamo a avere, no, queste interpretazioni formidabili. E aspettate, sì. Lui, la nostra Alice, gira che ti gira, viene, va da questa regina che gioca a croquet, gioco misterioso, e vedremo arrivare tra un po' la regina col suo mazzo di carte noto nell'iconografia di Alice, ma a lei la parola. Beh, forse sarebbe il caso di dire qualche cosa su Alice stessa, perché abbiamo parlato di Lewis Carroll, del fatto che fosse un matematico, un letterato, eccetera, ma come è arrivato a scrivere questi libri che poi gli sono valsi in realtà la fama, perché i libri di matematica sicuramente non sarebbero stati sufficienti. Anzitutto bisogna dire che Carroll era nato lui stesso nel Cheshire. Quindi era la sua zona d'origine, e il gatto del Cheshire si diceva all'epoca, no, che sorrideva, no, continuamente, perché il Cheshire era una zona in cui si faceva molto latte, no, formaggio, eccetera, no? Quindi per i gatti era ovviamente, no, la zona più interessante, e quindi molte di queste espressioni che noi sentiamo nel libro di Alice, beh, in realtà sono prese da un sapere comune che noi non abbiamo più naturalmente, e soprattutto, no, che anche gli inglesi oggi non hanno più. Ma Alice è nata un giorno speciale, era un giorno di sole, era il 1862, il 4 di luglio, quindi estate anche in Inghilterra, se loro la chiamano così, anche se è un po' diversa dalla nostra, e tre bambine, una delle quali era Alice Alice Little, che era la figlia del rettore del college dove Lewis Carroll insegnava, sua cugina e un'amichetta, avevano una decina d'anni, in particolare Alice aveva esattamente 10 anni, andarono a fare una gita in barca sul fiume insieme a due reverendi. Oggi la cosa sarebbe un po' così, no? Ma comunque, questi due reverendi, no? Uno era... Ah no, temevo che avessi detto qualche cosa che doveva essere punito fisicamente, no? E due reverendi, uno dei quali era appunto Lewis Carroll, Charles Dawson, che all'epoca aveva 30 anni.
E non era la prima volta, non sarebbe stata l'ultima, questa diciamo relazione un po' promiscua tra questi due preti e queste bambinette continuava e continuò ancora per un certo tempo. Le tre bambine erano un po' irrequiete, come a volte succede, no? Quando si ha più o meno quell'età. E allora, per tenerle buone, Carol, come aveva già fatto altre volte, si inventò una storia sul momento, era una storia estemporanea. Però a differenza di altre volte gli venne molto bene. E allora quando poi tornarono a casa le bambine gli dissero: perché non ce la scrivi, ci è piaciuta così tanto, già raccontacela di nuovo, no? E così via. E quindi lui qualche mese dopo, circa 6 mesi dopo, presentò ad Alice un manoscritto. Era la prima copia di Alice nel Paese delle Meraviglie. Era una copia scritta a mano, ovviamente all'epoca non c'erano macchine da scrivere, forse c'erano, comunque quella era scritta a mano, no? Era una copia unica, sulla copertina c'era una fotografia di Alice a 7 anni. Come mai? Ma perché la storia, benché fosse nata nel luglio del 1862, in realtà è ambientata in un giorno di maggio, il 4 maggio del 1859. Come mai questa data? Perché quello era il giorno del 7° compleanno di Alice. E vedremo anche nel seguito che questa età di 7 anni ritorna poi, Alice lo dice nel libro, no? Che lei aveva 7 anni. E il seguito invece avverrà poi il 4 novembre del 1859, lo stesso anno, 6 mesi dopo, e Alice attraverso lo specchio e la storia della stessa bambina, però con mezzo anno in più. Quindi c'è questo gioco, diciamo così, tra Carol e la bambina. Cosa successe nel seguito non si sa. Si sa che qualche cosa successe, perché ad un certo punto la madre di Alice impedì ad Alice di vedere Lewis Carroll mai più durante la vita, fece bruciare le lettere che lui le aveva scritto, quindi non sappiamo che cosa c'è scritto in queste lettere, possiamo immaginarcelo anche grazie, no, appunto, a quello che è successo dopo, ormai sappiamo che vanno queste cose. Quindi Carroll non vide più Alice per 30 anni. Lei naturalmente poi in seguito crebbe, no? Divenne una donna adulta, quando si sposò lo invitò al matrimonio, lui rifiutò di andarci e dopo 30 anni poi si rincontrarono, ma senza nessun evento memorabile. Comunque qualche anno dopo, nel 1865, quindi circa 3 anni dopo, lui pubblica il suo primo libro, appunto, che fu un successo strepitoso. Lo lesse persino la regina Vittoria, che come tutti i reali possono leggere tanti libri per bambini, o quei libri che credono essere per bambini, questo era per adulti. Ma le piacque molto, no, per quello che capì, e disse al segretario, dice: voglio subito che mi vai a prendere il libro successivo di questo stesso autore. Il segretario andò, tornò dalla regina Vittoria con un sunto di determinazione, perché quello era quello che faceva Lewis Carroll nella vita normale. La regina Vittoria finì lì, no? E in realtà dentro questi due libri, sia dentro Alice e il Paese delle Meraviglie che dentro Attraverso lo Specchio, c'è anche Lewis Carroll. Nel primo libro, Alice, è il personaggio che si chiama Dudu, Dodo. E il motivo è che Lewis Carroll, può magari dispiacerci, ma era balbuziente. Quindi non so come raccontasse queste storie, no, alle bambine, piaceva eventualmente, ma lui si chiamava, ricordiamocelo, Dosso. Ma quando la gente gli chiedeva qual era il suo nome, lui rispondeva Dosso. E così nacque il personaggio di Dodo, che poi naturalmente richiamava quello strano uccello che era scomparso ormai, no? E che era famoso comunque in quegli anni, no? Nell'Inghilterra vittoriana. Nel secondo libro lui interviene come il Cavaliere Bianco, e tanto per farci capire che lui, il capitolo si intitola È una mia invenzione, no? Tanto per dire che siamo qui, che stiamo giocando, no? Al gioco che decido io. Ma si parla di giochi non a caso, perché sia nel primo libro che nel secondo ci sono dei giochi differenti. Nel primo, che è quello di cui parliamo adesso, che adesso andiamo a sentire letto in un episodio, c'è il gioco delle carte. E allora sentiamo. Abbiamo piantato uno di rose bianche. Se la regina se ne avvedesse, ci farebbe tagliare la testa a tutti. Così, signorina, facciamo il possibile per rimediare prima che essa venga. Ma in quell'istante, 5, che guardava intorno pieno d'ansia, gridò: la regina, la regina! E 3 giardinieri si gettarono immediatamente faccia a terra. Si sentì un gran scalpiccio e Alice si volse curiosa a vedere la regina. Prima comparvero 10 soldati armati di bastoni, lunghi, piatti, le mani, i piedi agli angoli.
Seguivano 10 cortigiani rilucenti di diamanti, sfilavano a due come soldati, e poi venivano i principi reali, divisi a coppie, saltellavano a due tenendosi per mano, erano ornati di cuori. Poi sfilavano gli invitati, la maggior parte erano re e regine, e tra loro Alice riconobbe il coniglio bianco. Seguiva il fante di cuori, che portava la corona reale su un cuscino di velluto rosso, e in fondo a questa processione venivano il re e la regina di cuori. Quando il corteo, una volta sfilato, passò poi davanti ad Alice, tutti si fermarono e la guardarono, e la regina gridò con cipiglio severo: «Chi è costei? Come ti chiami?» «Maestà, mi chiamo Alice», disse la fanciulla con molta garbatezza, ma soggiunse tra sé: «Questa non è che un mazzo di carte, in fondo perché dovrei aver paura? Di chi?» La regina, dopo averla fissata selvaggiamente come una bestia feroce, gridò: «Tagliatela la testa, subito!» «Ma voi siete matta!» disse Alice a voce alta, con fermezza, e la regina tacque. Il re mise una mano sul braccio della regina e disse: «Rifletti, cara mia, è solo una bambina!» «Ai vostri posti!» gridò la regina con voce tonante. «Si giochi dunque a croquet!» E finalmente la regina lasciò il gioco, prese una pausa, e senza più fiato disse ad Alice: «Hai mica veduto ancora la falsa tartaruga?» «No», disse Luce, «non so, no, Luce, Alice che si confondeva, «non so neppure chi sia la falsa tartaruga». «È quella con cui si fa la minestra di falsa tartaruga», disse la regina. E andarono verso la falsa tartaruga, che li guardò con certi occhioni pieni di lacrime, ma senza far motto. «Questa bambina», disse la regina, «vorrebbe sentire la tua storia, vorrebbe». Sedettero. Per qualche minuto nessuno parlò. Intanto Alice osservò tra sé: «Come potrà mai finire questa storia, se non comincia mai?» Ma aspettò pazientemente. E finalmente la falsa tartaruga parlò: «Una volta io ero una tartaruga vera. Fummo tutte educate benissimo. Andavamo a scuola tutti i giorni. E che corsi seguivate?» domandò Alice. «Annaspare e contorcersi, prima di tutto. Poi le diverse operazioni di aritmetica, ambizione, distrazione, bruttificazione e derisione». «Io non ho mai sentito parlare di bruttificazione», disse Alice. «Cos'è? Ma sai cosa significhi bellificazione, spero?» «Certo», disse Alice, «ma significa rendere qualcosa più bello». «Bene, se non lo sai che significa bruttificazione, direi che ti manca il comprendonio». «Vabbè», allora Alice disse, «che altro dovevate imparare?» «Ma studiavamo mistero, mistero antico e moderno, marografia, poi disdegno, c'era il maestro di disdegno, era un vecchio grungo, veniva una volta alla settimana, ci insegnava disdegno, passaggio e frittura a occhio». «E cos'era la frittura a occhio?» disse Alice. «Non te la potrei far vedere perché non l'ho mai imparata». Vabbè, la falsa tartaruga a questo punto cacciò un gran sospiro, si passò il rovescio della pinna sugli occhi. «Forse tu non sei vissuta mai sott'acqua, forse non sei mai stata presentata a un gambero, e così non ti puoi fare l'idea della bellezza di un ballo di gamberi». «No», disse Alice, «cos'è un ballo di gamberi?» «Ecco, prima di tutto si formano due linee sulla spiaggia, foche, testuggini, salmoni, poi quando si sono tolti dalla spiaggia i polipi si fa una Vendée, ciascuno con un gambero per cavaliere, poi si fa una Vendée, poi un balancé, poi si scambiano i gamberi e si torna en place, capisci? Poi si scaraventano i gamberi nel mare più lontano che si può, quindi si nuota dietro i gamberi e si fa un capitombolo in mare», gridò la falsa tartaruga agitatissima, saltellando pazzamente qua e là, «poi si scambiano di nuovo i gamberi, si torna a terra e...» «Questa è la prima figura». «Così», disse la falsa tartaruga, abbassando di nuovo la voce, tornando tristissima e accasciandosi malinconicamente, e guardò Alice.
Vuoi vederne un saggio? Domandò la falsa tartaruga. Mi piacerebbe molto, disse Alice. Vabbè, per una volta posso farlo. Proviamo la prima figura. E cominciò a ballare intorno a Alice, pestandole i piedi di quando in quando e agitando le zampe. Stiamo arrivando alla fine però della prima storia, della prima parte del primo libro, Alice nel Paese delle Meraviglie. E la storia, come vi ho già anticipato e come probabilmente tutti sapete avendola letta, finisce una specie di anticlimax, no? Cioè nel senso che Alice stava sognando e si sveglia. E in realtà racconta il suo sogno alla sorella, e la sorella si riaddormenta e sogna Alice che sta sognando il suo sogno. E naturalmente questa è una conclusione interessante, perché tutte queste cose che potevano sembrare un po' da pazzi, appunto, come lui ha detto chiaramente prima, siamo tutti dei matti, in realtà stanno solo a dire che il mondo dei sogni e il mondo della realtà sono due cose diverse. Ci torneremo alla fine, perché anche il secondo libro poi alla fine ripete questo trucco, e quindi vedremo come l'intero ciclo si conclude all'insegna del sogno. Ma per ora sentiamo la conclusione. Arrivati, videro il re e la regina di cuori seduti su un trono, in mezzo alla sala del tribunale, perché c'è un processo, circondati da una gran folla di uccellini, bestioline e tutto il mazzo di carte. Il fante stava davanti, incatenato, accusato di aver rubato le torte, con un soldato da un lato e dall'altro. Accanto a re c'era il coniglio bianco con una tromba nella destra e un rotolo di pergamena nella sinistra. Nel mezzo della corte un tavolo, un gran piatto di torte, di apparenza così squisita che Alice venne l'acquolina in bocca. Quello è il giudice, disse Alice, perché ha un gran parruccone. Quello è il banco dei giurati, osservò Alice. Chiamate il primo testimone, disse il re. Alice stava osservando il coniglio che esaminava la lista, curiosa di vedere chi fosse il testimone, perché ancora non hanno detto di chi si tratta, disse tra sé. Figurarsi la sua sorpresa quando il coniglio bianco chiamò con voce stridula. Alice, presente, disse Alice. I giurati ponderino il verdetto, ordinò subito il re. No, disse la regina, prima ci vuole la sentenza, poi il verdetto. È stupido, esclamò Alice, che idea aver prima la sentenza del verdetto. Taci, gridò la regina, tutta di porpora in viso. Ma che tacere, disse Alice. Tagliatele la testa, disse la regina. Ma nessuno si mosse. Ma che me ne importa di te, disse Alice. Allora era cresciuta fino alla sua statura naturale. Tu non sei che la regina,
di un semplice mazzo di carte. A queste parole tutto il mazzo si sollevò in aria vorticosamente, poi si rovesciò sulla bambina. Essa diede uno strillo di paura, di ira, cercò di respingere il mazzo di carte, ma si trovò sul poggio, col capo sulle ginocchia della sorella, la quale le toglieva con molta delicatezza alcune foglie secche che le erano cadute sul viso. «Sveglia, Alice cara», disse la sorella, «da quanto tempo dormi? Ho avuto con te tutte le strane avventure che aveva lette». E quando finì, la sorella la baciò e le disse: «È stato davvero un sogno curioso, ma adesso vai a prendere il tè, è tardi». Così Alice si alzò e andò via, pensando mentre correva al suo sogno meraviglioso. E sua sorella rimase lì, con la testa sulla palma, intenta a guardare il sole al tramonto, pensando alla piccola Alice e alle sue avventure meravigliose. E immaginò come sarebbe stata la sorella cresciuta, diventata donna. Alice avrebbe conservato nei suoi anni maturi il cuore affettuoso e semplice dell'infanzia e avrebbe raccolto intorno a sé altre bambine e fanciulle e avrebbe fatto loro splendere gli occhi, rallegrandole con molte strane storielle e forse ancora col suo sogno di una volta, le sue avventure nel paese delle meraviglie. Con quanta tenerezza avrebbe ella stessa partecipato ai loro innocenti dolori e con quanta gioia alle loro gioie, ritornando ai beati giorni dell'infanzia e alle felici giornate estive. Alice che terminava brevemente, in maniera meno dall'inizio alla fine, ma più sulla parte matematica. Tratteremo il dopo, perché c'è una seconda parte, cioè il nostro reverendo non si ferma e fa il secondo numero 6 mesi dopo, se non erro, no? Quando è 6 anni dopo? Il libro lo scrive 3 anni dopo, però la storia avviene appunto 6 mesi dopo, e Alice quindi adesso è cresciuta, ha 6 mesi di più, è arrivata a 7 anni e mezzo, e naturalmente passare attraverso lo specchio, che cosa succede quando si passa attraverso lo specchio, quando si guarda un mondo speculare, è una domanda interessantissima. Già nel scegliere il nome, il suo nome fittizio, il nome da scrittore, Lewis Carroll, lui aveva fatto una specie di inversione speculare, aveva preso, vi ricordate, i suoi due nomi, li aveva anzitutto rivolti, no? Riflessi in una lingua diversa, e quindi Charles Ludwig era diventato Lewis Carroll, e poi anche l'ordine, Charles Ludwig era diventato l'ordine inverso, Lewis Carroll. E allora già evidentemente aveva in mente questo tipo di giochi. E nel secondo libro c'è Alice, ma in realtà le Alici sono due, perché c'è la vecchia, 7 anni e mezzo, ma comunque c'è la protagonista del primo libro, Alice Liddell, ma c'è anche una seconda Alice, che è sua cugina in realtà, alla quale Lewis Carroll aveva cominciato a raccontare, visto, ricordiamoci, che era stato allontanato dal suo primo amore, diciamo così, infantile, e aveva cominciato con la cugina, no? Era insomma recidivo, no? A raccontargli storie di inversioni speculari. Allora sono queste storie che finiscono in questo libro, così come nel primo libro c'è il gioco delle carte, ne abbiamo sentito un pezzo appunto letto, qui c'è un secondo gioco, è un gioco più complesso, è il gioco degli scacchi. E chi di voi ha letto il secondo libro avrà visto o non avrà notato, a volte, perché questo si lascia un po' cadere, che agli inizi c'è una scacchiera e non è messa lì a caso,
perché tutto il libro è una specie di partita a scacchi. Alice agli inizi è un pedone bianco, che fa quello che si può fare negli scacchi, cerca di arrivare dall'altra parte della scacchiera, e voi sapete che quando i pedoni arrivano dall'altra parte possono tramutarsi in qualunque pezzo desiderano essere, e naturalmente la scelta più ovvia è quella di tramutarsi in una regina. Sulla scacchiera ci sono le due regine, c'è la regina bianca e la regina rossa, ma alla fine vedremo che poi Alice arriva dall'altra parte, diventa anche lei regina, quindi le regine diventano tre, no? E c'è tutto questo gioco di raddoppio. E Alice poi alla fine mangerà la regina rossa e darà scacco matto al re rosso. Il problema della riflessione speculare è un problema che nella scienza è stato fondamentale. Anzitutto bisogna capire che quando si legge il libro di Alice uno si chiede: ma Alice, passando attraverso lo specchio, è diventata speculare anche lei oppure è rimasta come era prima? E la risposta è abbastanza ovvia: lei è rimasta come era prima e quindi è dentro un mondo speculare, ma è dentro come un corpo estraneo. Infatti ad un certo punto arriverà questa strana poesia, Jabberwock in inglese, no? Di cui leggeremo dei brani, e per poterla leggere lei la vede al contrario, deve fare quello che si faceva con gli scritti di Leonardo da Vinci, deve metterla in un altro specchio, deve ribaltarla per farla diventare in grado di essere letta. E dicevo, qual è la soluzione del problema della specularità nel mondo moderno, nel mondo in cui viviamo? Beh, dipende. Alice entra nello specchio e una delle prime domande che si fa, dice: ma sono entrato in questo strano mondo, ma le cose che vede in questo mondo, che sono speculari appunto, sono uguali a quelle che stanno dall'altra parte, oppure il fatto di essere una l'immagine dell'altra le rende diverse? Lei si pone una domanda cruciale, dice: il latte per esempio nel mondo al di là dello specchio è un latte che posso digerire o è un latte che mi fa male o che addirittura non posso assimilare? Ed è la domanda giusta. In quegli anni, ovviamente, come prima, nella seconda metà dell'Ottocento, la chimica ormai si era sviluppata, si erano scoperti quelli che si chiamano in chimica gli stereoisomeri, molecole che sono simili, se non per il fatto che una è l'immagine speculare dell'altra, così come le due mani, la mano destra e la mano sinistra, sono appunto immagini speculari. E effettivamente Alice ha ragione. Il nostro mondo ha molecole che girano da una parte o girano dall'altra, che sono destrorse oppure sinistrorse a seconda dei casi, ma le molecole destrorse e sinistrorse non sono la stessa cosa. Per esempio la morfina, chi di voi l'ha usata, magari non per motivi indebiti, invece di avere iniettata la morfina giusta, avesse avuto iniettata la morfina speculare, non avrebbe sentito nulla come effetto della morfina, avrebbe continuato a sentire il male, no? Quindi la stessa molecola però semplicemente rivoltata nello specchio perde la sua efficacia. Esiste una morfina speculare che non ha gli effetti della morfina solita, però. Lo zucchero per esempio, c'è cioè il destroso e il levolosio, non a caso, no? Che ricordano appunto la destra e la sinistra. Ma la cosa interessante è: cosa succede dal punto di vista microscopico quando si arriva alla fisica atomica? È possibile distinguere la destra o la sinistra? Ebbene, i fisici se lo sono chiesti per decenni e si erano accorti che praticamente tutte le forze che conoscevano, cioè la gravitazione per esempio, la forza elettromagnetica, la forza nucleare forte, sono simmetriche. Se noi guardiamo un film che è girato nel mondo vero e guardiamo un film che è girato nello specchio, non ci accorgiamo della differenza, sono tutte e due cose possibili. Ma poi negli anni 50, nel 1956, due fisici cinesi, Yang e Li, scoprirono che nella forza nucleare debole, che è quella che provoca la radioattività, il fenomeno che è stato scoperto da Madame Curie, da Becquerel, eccetera, che li ha resi famosi, ebbene in questo tipo di forza la specularità non è preservata. Ci sono i neutrini, di cui molti di voi avranno sentito parlare, anche perché in questi anni sono diventati famosi, hanno portato molte persone al premio Nobel per la fisica. Ebbene, i neutrini vanno solo in una direzione, che è la direzione antioraria rispetto al loro movimento. Non vedrete mai un neutrino andare nell'altra direzione. Cioè, se voi vedete un film in cui un neutrino gira in senso orario invece che antiorario, sapete che quel film non è un film della realtà vera, ma è un film del mondo speculare. Ed ecco che allora queste problematiche diventano veramente interessanti, e il libro di Alice, benché non ne tratti così direttamente, diventa un libro più legato alla scienza. Ci sono molti aspetti scientifici. Il suo scialle, disse Alice mentre aiutava la regina a rimettersi lo scialle.
Poveretta me, in che stato avete i capelli? Ci sei pigliata la spazzola, disse la regina sospirando. Ieri ho perduto il pettine. Alice attentamente liberò la spazzola, fece del suo meglio per riordinare i capelli della regina bianca. Vedete come state meglio ora, disse dopo aver cambiato il posto a molte spille. Veramente vi converrebbe prendere una cameriera. Certo, ti piglierai con piacere, disse la regina. 4 soldi la settimana e marmellata a giorni alterni. Alice non si poté trattenere dal ridere mentre diceva: guardi, io non voglio mettermi a servizio di nessuno, non ho che cosa fare della marmellata. È ottima, disse la regina. Sì, ma oggi non voglio nulla e non potresti averla anche se volessi, disse la regina. Lo sai, il patto è marmellata domani e marmellata ieri a giorni alternati, ma non oggi. Qualche volta verrà pure il giorno della marmellata, disse Alice. No, non può. È marmellata a giorni alterni e oggi non è domani. Non vi capisco, disse Alice. È una terribile confusione. Ecco cosa succede se si vive all'indietro, disse la regina. All'inizio uno sente un po' di vertigine. Vivere all'indietro? Mai sentito una cosa simile. C'è un gran vantaggio, disse la regina, che la memoria lavori in tutti e due i sensi. Guardi, io sono certa che la mia memoria lavori in un senso solo, disse Alice. Non puoi ricordare le cose prima che le cose accadano. Che miserabile razza di memoria è quella che lavora solo all'indietro, disse la regina. Alice stava per dire: guardi che c'è un errore da qualche parte, quando la regina cominciò a strillare con tanta forza che non poté finire la frase. Ah, ah, disse la regina scuotendo la mano come se volesse gettarla lontano. Il mio dito sanguina, ai ai ai. Che avete, disse Alice, vi siete punto il dito? No, non me lo sono punto, disse la regina, ma presto me lo pungerò, ai ai ai. E quando credete che ve lo pungerete, disse Alice con una gran voglia di ridere? Quando mi rimetterò lo scialle un'altra volta, perché il fermaglio si aprirà subito. Ai ai ai. Mentre diceva così il fermaglio si aprì, la regina portò le dita al precipizio tentando di richiuderlo. Ferma, disse Alice, lo tenete storto. Prese il fermaglio, ma era tardi, la spilla aveva ferito il dito della regina. Ecco perché il dito mi sanguinava. Ora capisci come vanno le cose qui? Ma perché non strillate ora, disse Alice? Perché ho già strillato quando dovevo strillare, disse la regina. A che servirebbe mettersi a strillare un'altra volta? Intanto cominciava a venir chiaro. Quanti anni hai? Dice la regina. 7 e mezzo in punto. Non è necessario dire in punto, osservò la regina. Ci posso credere anche se non lo dici. Ora io ti dirò qualcosa in cui dovrai credere. Io ne ho esattamente 101, 5 mesi e un giorno. Non ci posso credere, disse Alice. No, disse la regina. Provaci, fai un respiro lungo e poi chiudi gli occhi e credici. Alice si mise a ridere. È inutile che ci provi, disse. Non si può credere alle cose impossibili. Forse non hai la pratica necessaria, disse la regina. Quando io avevo la tua età, mi esercitavo 30 minuti al giorno. Ebbene, a volte credevo niente meno che a 6 cose impossibili, ancor prima di colazione. Credere a cose impossibili, quindi, professore. Siamo nell'ambito della speculazione pura. O della lettura dei giornali, naturalmente, perché prima di colazione chi legge il giornale al giorno d'oggi naturalmente crede a molte più cose impossibili che soltanto 6. Ma questo è uno dei tratti distintivi dei due libri di Lewis Carroll, quelli due libri di Alice, ed è il non senso. Però bisogna stare attenti perché il non senso non è mancanza di senso, perché noi capiamo, ridiamo, infatti, no? Ci divertiamo, no? Il non senso è la negazione del senso e non la sua mancanza. E si può negare il senso in tanti modi diversi. Per esempio, si possono prendere, vedremo un esempio tra poco, delle parole insensate
e leggerle come se fossero invece sensate. Oppure si può fare il contrario, si possono prendere parole sensate e leggerle in maniera insensata. E alcuni degli esempi che abbiamo sentito non sono quelli meravigliosi, tipo la marmellata, no? Dice marmellata domani, marmellata ieri, no? Marmellata sola, giorni alterni, e oggi non è un giorno alterno, no? Che non si capisce bene cosa significhi, no? Però insomma il risultato è che la marmellata non si mangia. Ora, questi giochi possono essere di non senso linguistico, basati sulle parole, oppure di non senso logico, basati sui ragionamenti. E Carroll in questo era un maestro, non è un caso perché, come ho detto prima, era sì un matematico, ma era soprattutto un logico. E i logici hanno un po' questa, come dire, malformazione mentale di prendere le parole, prendere le frasi, smontarle, no? E farle diventare cose un po' diverse da quello che sono. Vi faccio un esempio che vi rende anche l'idea di quanto sia difficile tradurlo, Lewis Carroll. Lo faccio in inglese, ma non è una frase complicata, ma perché è difficile altrimenti vedere che cosa significa. C'era un proverbio all'epoca di Lewis Carroll che diceva la seguente cosa, diceva, era il proverbio di Paperon de Paperoni, diciamo così, no? Diceva, take care of the pence and the pounds will take care of themselves. Bada ai pence, ai centesimi, e i pounds, cioè le sterline, no? Baderanno a se stesse. Che è, come dire, no, fai, insomma, prendi i centesimi, no, accumuli, no, e poi alla fine ti ritroverai con gli euro o con le lire. Ebbene, che cosa fa Pound? Che cosa fa? Dico Pound perché in realtà c'è stato un fiume. Sì, è mai entrato in un labirinto. Sì. No? Certo, potremmo andare avanti a spiegare che cosa è passato dentro la mia testa, ma che cosa fa Lewis Carroll? Cambia una sola lettera, una P, in due parole, che sono proprio le parole cruciali, cioè pence, centesimo, e pound, che è sterlina. Le fa diventare sense e sound, no? E allora il proverbio diventa, no? Take care of the sense and the sounds will take care of themselves. Cioè bada a ciò che vuoi dire, al senso di ciò che vuoi dire, e il suono, le parole ti verranno automaticamente. Ed è una cosa straordinaria perché riesce a fare un minimo cambiamento stravolgendo completamente, no, il senso del proverbio originario e facendolo diventare qualcosa di molto più interessante, no? Dicendo, beh, insomma, se tu sai che cosa vuoi dire, no, le parole ti verranno automaticamente. Questo è uno dei tantissimi esempi, un altro ve l'ho già fatto agli inizi, no, quando lui prende la parola snail, la lumaca, e la parola shark, lo squalo, le mette insieme e le fa diventare snark, cioè un nuovo animale, no, che è al la caratteristica di tutti e due. Ce ne sono due che a me piacciono molto, perché di nuovo sono difficili da dire in italiano, ma in inglese sono veramente dei colpi di genio. Uno è la letteratura, che lui pronuncia alla maniera inglese chiamandola non literature, ma literature con due T. Ora la cosa interessante è che letter in inglese significa rifiuto. E la letteratura, allora la letteratura, no, detta in inglese, no, diventa semplicemente la raccolta dei rifiuti. Ora questo può essere la descrizione di quello che succede nelle classifiche dei libri, no, e così via, no? Però diventa veramente, no, un gioco di parole molto sofisticato. E un altro è la teoria del sillogismo, che è, come molti sapranno, è l'invenzione di Aristotele, e il tipo di ragionamento più elementare, no, ma già abbastanza sofisticato. Sono i sillogismi che hanno fatto naturalmente il banco di prova di tutti coloro che hanno studiato l'organo di Aristotele, e lui invece di chiamarli sillogism li chiama sillogism. Però silly in inglese vuol dire sciocchezza, no? E allora la teoria del sillogismo diventa la teoria delle sciocchezze, no? Ed ecco che tutti questi giochi, no, fatti così, che spesso scappano, bisognerebbe leggerli in inglese. Se uno li vuole tradurre in italiano deve fare i salti mortali, perché non si possono tradurre direttamente, e tutto questo non senso è quello che aleggia, no? Anzitutto in questa serata, come avrete capito, no? Ma anche nei libri di Lewis Carroll e nelle sue pagine. Continuiamo quindi a leggere, dando un po' di esempio di non senso. Lui incontra un uovo, si chiama Humpty Dumpty, un uovo elegantemente vestito, e Alice, cioè non lui, Alice incontra un uovo e conversa con quest'uovo. L'uovo diventava sempre più grosso e sempre più umano. E quando lei si avvicinò, vide che aveva gli occhi, il naso, la bocca, e quando si avvicinò ancora di più, vide chiaramente che questo unto d'unto era una persona.
Non può essere che lui, unto d'unto in persona, disse tra sé e sé. E unto d'unto, con le gambe incrociate, come un turco, era seduto sull'orlo di un muro alto, stretto, così che Alice si meravigliò che egli potesse tenersi in equilibrio. Come rassomiglia esattamente a un uovo, disse ad alta voce. È molto seccante sentirsi dare dell'uovo, molto, molto seccante. Ho detto che rassomigliavate a un uovo, signore, e alcune uova sono graziosissime, veramente. Certe persone non hanno più intelligenza di un neonato. Alice non sapeva cosa rispondere, si disse che quella non era una conversazione, perché lui non le rivolgeva mai la parola. L'ultima osservazione l'aveva infatti rivolta guardando un albero, così rimase zitta, finché unto d'unto disse, guardandola per la prima volta. Dimmi cosa fai e come ti chiami? Mi chiamo Alice, ma... Hai un nome molto sciocco. Che cosa significa? Forse un nome deve significare qualcosa. Altro che. Il mio nome significa la forma che ho. Fra parentesi, una forma graziosa e bella. Con un nome come il tuo si può avere invece qualunque forma, o quasi. Perché ve ne state lì seduto solo solo? Ma perché non c'è nessuno con me. Credevi che non ti sapessi rispondere? Domando un'altra cosa. Questo parla come se trattasse di un gioco, pensò Alice. Come se le domande, invece di essere domande, fossero degli indovinelli. Ecco una domanda per te. Quanti anni hai detto di avere? Alice fece un breve calcolo e disse 7 anni e 6 mesi. Che c'entra? Non mi hai mai detto niente di simile. Ma io credevo che voi intendeste quanti anni hai. Se avessi voluto dire quello, l'avrei detto. Alice, non volendo cominciare un'altra discussione, non disse nulla. 7 anni e 6 mesi? Un'età molto scomoda. Se tu ti fossi consigliata con me, te l'avrei detto, fermati a 7, ma ora è troppo tardi. Io non mi consiglio con nessuno sull'età. Ah, sei così orgogliosa? No, voglio dire che uno non può fare a meno di crescere. Uno forse non può, ma due sì. Efficacemente aiutata, avresti potuto fermarti a 7. Che bella cintura che avete, disse improvvisamente Alice, ne aveva abbastanza del conto sull'età, pensa, e se veramente dovevano scegliere i soggetti a turno, adesso toccava a lei. È una cosa molto seccante che una persona non distingua una cravatta da una cintura. E una cravatta è pure bella, come tu dici, è un dono del re bianco e della regina, ecco tutto. Veramente? Me l'hanno data per un dono di non compleanno. Cos'è un dono di non compleanno? Un dono che ti si offre quando non è il tuo compleanno, mi sembra chiaro. Mi piacciono di più allora i regali di compleanno. Perché non sai quel che dici. Quanti sono i giorni in un anno? 365. E quanti compleanni hai? Uno. E se togli uno da 365 cosa rimane? 364. E questo mostra che ci sono 364 giorni nei quali ti può essere offerto un dono di non compleanno. E uno solo per i doni di compleanno. Eccoti gloria. Gloria. Ma io non so cosa vogliate dire per gloria. Beh, certo che non lo intendi se non te lo dico. Eccoti gloria significa eccoti un magnifico, trionfale argomento. Guardi che gloria non significa un magnifico, trionfale argomento. Guarda, quando io uso una parola, quella parola significa ciò che io voglio che significhi, né più né meno. Beh, si tratta di sapere se voi potete dare alle parole tanti significati diversi. Si tratta di sapere chi comanda, chi deve essere il padrone. Questo è tutto. Alice era così impacciata che non disse nulla. E un minuto dopo, unto d'unto ricominciò. Alcune parole sono intrattabili, specialmente i verbi, sono orgogliosissimi. Con gli aggettivi si può fare ciò che si vuole, ma non con i verbi. Però io so maneggiarle tutte quanto. Impenetrabilità. Vorreste dirmi per favore cosa intendete dire con la parola impenetrabilità? Intendevo con impenetrabilità ad averne avuto abbastanza di questo argomento e che sarebbe stato opportuno che mi avessi detto che pensavi di fare dopo, perché suppongo che tu non intenda fermarti qui vita natural durante. Questo è voler far significare troppe cose a una parola sola. Quando a una parola faccio dire tanto lavoro, la pago di più. La paga di più? Dovresti vederle venirmi incontro la sera del sabato per avere la paga. Vabbè, Alice non si avventurò a chiedergli come le pagasse, così io non posso neanche dirvelo. Voi, signore,
Sembrate abilissimo nello spiegare le parole. Mi fareste allora la cortesia di dirmi il significato della poesia intitolata Giabervocco? Vabbè, sentiamola. Io posso spiegare tutte le poesie che sono state scritte e molte di quelle che ancora non sono state scritte. E vediamo allora. Questo sembrava attraente, quindi Alice disse la prima strofa. Sera cocce e gli tarri girtrellavan nel pischetto. Tutti losci cincinarri suffugiavan longestetto. Ah, basta, basta, per cominciare qui ci sono parole molto difficili. Cocce significa le 10 della mattina, l'ora in cui si comincia a cuocere i cibi per la colazione. Ah, ho capito, ho capito. E i tarri? Beh, tarri sono degli esseri simili ai tassi, alle lucertole e anche ai cavaturaggioli. Ho capito. E che vuol dire girtrellare? Girtrellare vuol dire ruotare come un giroscopio e far buchi come un trapano. E cincinarra è un uccellino con le piume piantate come aculei intorno al corpo, una specie di strofinaccio vivo. Bene, e suffuggiare? Mi scusi se la disturbo così tanto. Beh, suffuggiare vuol dire qualcosa tra muggire e fischiare, con una specie di ecciù, sternuto in mezzo. Long stretto, questo non sono certo, ma mi pare che voglia dire lontano, senza tetto, stetto. Ah, stetto. Sì, per dire che avevano smarrito la strada. Ciò che ti ho ripetuto tutto questo brano difficilissimo... Scusi, ma io l'ho letto in un libro, questo brano, va bene. Ne sa altre lei di poesie? In quanta poesia, guarda, te ne posso recitare più e meglio degli altri se si tratta solo di questo. Ne sono certa. E allora ascolta. Quando i boschi in primavera si inghirlandano di fronde, cercherò di dirti il senso che nei versi si nasconde. Grazie. Nell'autunno, quando i rami delle foglie sono già privi, prendi carta, penna e inchiostro e il mio canto trascrivi. Seguì una lunghissima pausa. È tutto? Chiese Alice. È tutto, addio. È un congedo un po' brusco, pensò Alice, ma dopo un così chiaro invito ad andar via, pensò che sarebbe stato indiscreto rimanere. Così si alzò e tese la mano. Addio, ci incontreremo un'altra volta, disse più allegra che poté. Non ti riconoscerai più se ci incontrassimo, tu sei proprio come tutti gli altri. Beh, generalmente si giudica uno dal viso che ha. Appunto, il tuo viso somiglia tutto a quello di tutti gli altri. Due occhi, il naso in mezzo, la bocca sotto, sempre allo stesso modo. Se invece tu avessi gli occhi da un solo lato del naso, per esempio, o la bocca al di sopra, beh, allora questo potrebbe aiutare a distinguerti. Però non sarebbe bello. Ma unto d'unto chiuse gli occhi e rispose. Prova. Alice aspettò un minuto per sentire se parlasse, ma siccome non apriva più bocca e non lo osservava più, disse addio un'altra volta e, non avendo avuto risposta, si allontanò tranquillamente. La regina adesso, professore, no? Siamo arrivati alla fine della scacchiera. Siamo arrivati alla fine della scacchiera, ma prima volevo dire qualche parola ancora su questo unto d'unto, che è una traduzione semplicemente onomatopeica di Humpty Dumpty, che è uno dei personaggi più interessanti e più famosi di
attraverso lo specchio, e che però è difficilissimo tradurre in italiano. Abbiamo sentito tra l'altro i due tipi di nonsense ai quali ho accennato prima, cioè questa poesia Jabberwock, che è fatta soltanto di parole che non hanno nessun senso, messe insieme però in modo che suonino come se fosse un discorso sensato. È quello che può, fa meravigliosamente Dario Fo col suo Gramellot, fa soltanto dei suoni, no, che però sembrano dire qualche cosa. E poi c'è invece la seconda poesia, che è quella che recita Humpty Dumpty direttamente, in cui le parole sono parole vere del linguaggio, ma sono messe insieme, no, in una maniera che non sta perfettamente. E Humpty Dumpty è un uovo, l'avete sentito, no? La bambina scambia, no, per una cintura quella che è la sua cravatta, perché lui ovviamente, no, è ovoidale, no? E poi si scoprirà che in realtà non è nient'altro che il gatto, uno dei gatti di Alice, quando lei poi si sveglierà alla fine, no? E ce l'avrà in braccio. E anche le due regine, tra l'altro, della scacchiera sono due gatti, no? Quindi ci stiamo avvicinando, no, alla soluzione dell'enigma. Ma dicevo, queste pagine del libro sono quelle che hanno più influenzato poi la linguistica moderna. Joyce le ha prese ad esempio, no? E ha citato direttamente in Finnegan's Wake Humpty Dumpty un paio di volte, a volte ha fatto fare dei suoni, c'è quel famoso, quella famosa parola, si può chiamare così, fatta di 100 lettere, che dovrebbe essere un tuono, no? In cui ricorre la parola, il nome di Humpty Dumpty. Ma qui c'è anche una aspetto interessante, perché Humpty Dumpty tira fuori un problema che è quello che ha assillato i filosofi del linguaggio fin dai tempi di Platone, dall'antichità, e cioè lui dice: le parole hanno il significato che decido io di dar loro. L'idea che c'è dietro, no, è quello che in filosofia del linguaggio si chiama convenzionalismo. Le parole sono semplicemente delle convenzioni, sono delle etichette che noi attacchiamo agli oggetti, ma potrebbero essere etichette completamente diverse, come dimostra il fatto che in lingue diverse lo stesso oggetto viene indicato con parole diverse. Altri invece pensano che ci sia quello che si chiama l'essenzialismo, che le parole in realtà ricalcano l'essenza di ciò che indicano, e che quindi sono quasi forzate sulle parole stesse. E allora queste due grandi tradizioni sono quelle che si confrontano nella filosofia del linguaggio. Platone parte del Cratilo, in uno dei suoi dialoghi appunto, che è dedicato a far vedere come certe cose in greco non si dicono così perché sono quello effettivamente, no? Oggi che cosa pensiamo? Beh, oggi è stato di moda, soprattutto nel Novecento, una teoria del significato delle parole, che è la teoria presa da Wittgenstein e poi portata a vessillo, diciamo così, dal positivismo logico, che dice: il significato delle parole sta nel loro uso. Non sono delle etichette, non sono delle essenze, ma sono semplicemente il fatto che noi continuiamo ad usarle, stiamo giocando un gioco, e sono le regole del gioco che determinano qual è il significato di queste parole. Potremmo andare avanti a lungo, perché questo, come ho detto, è un po' il nucleo centrale dell'aspetto linguistico del secondo libro, ma stiamo invece arrivando alla fine. Abbiamo detto che è una partita di scacchi. Tra l'altro, chi legge il secondo libro si accorgerà che ogni tanto ci sono delle stelline tra un paragrafo e l'altro. Quelle stelline indicano, le ha messe Lewis Carroll direttamente, indicano il momento in cui Alice sta passando da una riga alla successiva della scacchiera. E ormai è passata attraverso tutte queste righe ed è riuscita ad arrivare dall'altra parte e a diventare regina. Ci sono ormai tre regine sulla scacchiera. Vediamo che succede. «Cosa ho sulla testa?» esclamò in tono di sorpresa dolorosa, mettendo le mani su un oggetto pesante che gli aderiva strettamente alla fronte. «Come posso essermi messo questa cosa senza saperlo?» aggiunse, togliendosi l'oggetto e mettendolo in grembo per vedere cosa fosse. «Era una corona d'oro.» «Questo è magnifico», disse Alice. «Non mi sarei mai aspettato di essere regina così presto.» «Sai fare l'addizione?» chiese la regina bianca. «Quanto fa? Uno e uno e uno e uno e uno e uno?» «Non lo so, ho perduto il conto.» «Non sai fare l'addizione? Sai fare la sottrazione? Togli 9 da 8. 9 da 8 non si può, ma... «Non sa fare la sottrazione. Sai fare la divisione? Dividi un pane con un coltello, che hai?» «E io credo che...» «Pane e burro, naturalmente. Prova a fare un'altra sottrazione. Togli un osso da un cane, che rimane?» «Togli un osso da un cane, l'osso non rimarrebbe. Se lo prendessi io, il cane non rimarrebbe, perché mi morderebbe. Certo, non rimarrei neanch'io.» «Allora credi che non rimarrebbe nulla?» «Credo che la risposta sia questa, sì.» «Ma come al solito, rimarrebbe la bile del cane.» «La bile del cane? Ma io non vedo come.» «Ebbene, guarda, il cane avrebbe della bile, non è vero?» «Forse.
E allora se il cane se ne va, la bile rimane. Alice non poté fare a meno di pensare quante sciocchezze stiamo dicendo. Qual è la causa del lampo? La causa del lampo è il tuono. No, volevo dire il contrario. È troppo tardi per correggersi. Quando hai detto una cosa, ne devi subire le conseguenze. Alice sospirò scoraggiata. Questo è come un indovinello senza mai la soluzione. Lo disse anche Humpty Dumpty. Venne alla porta con un turacciolo in mano. E che voleva? Disse che voleva entrare perché cercava un ippopotamo. Ora non c'era in casa quella mattina. Perché in genere ci sono? Sì, ma solo di giovedì. Ah. La regina Bianca cacciò un profondo sospiro e mise la testa sulla spalla di Alice. Ho tanto sonno. Nell'istante successivo la regina Bianca era immersa nel sonno e russava rumorosamente. E non sarebbe niente questo, ma arrivò a questo punto anche la regina rossa, che vedendo la regina Bianca dormire le si mise accanto, appoggiò la testa sulla spalla di Alice e si addormentò anche lei. «Che devo fare?» esclamò Alice, guardandosi intorno, molto perplessa. Appena una testa e poi l'altra le rotolarono dalle spalle e le caddero come due grosse palle in grembo. Io non credo sia mai accaduto a nessuno di dover badare a due regine addormentate insieme. Alla fine ormai, la fine del secondo libro è uguale alla fine del primo libro. Si scopre che Alice aveva sognato. Però qui le cose sono più complicate, perché nel primo libro i sogni erano separati. Alice sognava, si sveglia, racconta il sogno a sua sorella si addormenta, sogna Alice che sogna. Ci sono due livelli di sogno, ma sono separati fra di loro. Qui invece le cose sono complicate, perché durante tutta la partita il re rosso è sempre rimasto addormentato. Cioè non si è mai mosso, no? E ha sempre dormito. Anzi, addirittura due personaggi che questa sera non vi abbiamo fatto conoscere, che si chiamano Tweedledee e Tweedledum, questi due personaggi ad un certo punto parlano fra loro e dicono: tutta questa storia è il sogno di questo re. E allora quando Alice si sveglia e viene a sapere che quello era il sogno del re, lei si sveglia, no? E non capisce più chi è che stava sognando che cosa. Se lei era il sogno del re rosso oppure se il re rosso era parte del sogno suo di Alice. E questo è tipico di questi giochi di coloro che pensano a che cosa succede nei sogni. Vi ricordate nel Chuanzu, il classico cinese, c'è la storia famosa della farfalla, Chuanzu che sogna di essere una farfalla e ad un certo punto poi si sveglia e quando si sveglia dice: ah, sono Chuanzu che sognava di essere una farfalla o sono forse una farfalla che si è svegliata, no? E che si è addormentata e che adesso sta sognando di essere il filosofo Chuanzu. Questo gioco di sogni, no, è qualcosa che gli scrittori hanno fatto fin dall'antichità, molto prima di Lewis Carroll, per esempio. Calderon de la Barca ha scritto un intero libro che si chiamava La vita è sueño, la vita è sogno. E anche Lewis Carroll finisce il suo libro esattamente in questo modo. L'ultima parola della poesia che conclude il libro è per l'appunto Life, what is it but a dream? Che cos'è la vita se non è un sogno? Però come mai c'è questa fissazione di Lewis Carroll sui sogni? Ebbè, perché lui sostiene che la differenza tra sogno e realtà sia una differenza marcata, ma che i matti non la sanno distinguere. La pazzia è non capire quando si svegli e quando si sta sognando. E poiché nel libro ad un certo punto, vi ricordate, abbiamo detto siamo tutti matti, no? Compresi appunto voi che siete venuti qui a sentirci, ecco che allora per Lewis Carroll siamo tutti un po' pazzerelli. E questo è legato ovviamente, no, col problema del senso della vita anche. E il senso della vita, l'abbiamo capito, Lewis Carroll è uno dei propugnatori
del fatto che non ci sia un senso, che ci sia il non senso della vita. C'è gente addirittura che ha intitolato il suo blog, no, sul, in rete, no, il non senso della vita. E la cosa interessante è perché se il senso della vita non c'è, questo ci fa vivere molto più tranquilli. Molti pensano che non avere senso nella vita non ci provochi angoscia, mentre invece no, se non c'è il senso, benissimo, non dobbiamo cercarlo e siamo a posto, possiamo vivere tranquillamente. Quindi questo è il significato forse recondito. Le lascio le sue considerazioni, no, non siete obbligati a seguire questo tipo di disciplina naturalmente, né tantomeno i fanciulli, però devo dire personalmente che è sconcertante il signor Lewis Carroll, rileggendo e rivedendo queste cose, tra l'altro questo gioco di scatole cinesi dei sogni, questa allusione continua a ciò che sia e non sia, anni dopo, poco dopo, comincia la psicanalisi, cominciano a studiare davvero, no? Quello, a mettere la scienza dentro il mondo del sogno. Si conclude così la storia, si conclude... È caduto il vitale, che avevo vinto... Me lo porti qui, me lo porti qui. Grazie, mi era stata data con un applauso anche lui. Ecco, il nostro, la nostra Alice, dopo che si sono addormentate sul suo grembo le regine, c'è una specie di piccolo sussulto, si deve alzare di corsa, è in campagna aperta, c'è un arco in mezzo alla campagna, oltre l'arco un banchetto, e in questo banchetto tutti i personaggi che abbiamo visto nella storia degli specchi si riuniscono. Entrò subito, si fece un silenzio mortale nell'istante in cui apparve Alice. Alice diede una rapida occhiata alla mensa, vide che c'era una cinquantina di ospiti di tutte le specie, alcuni erano quadrupedi, altri uccelli, altri dei fiori. C'erano tre sedie, accapitava la regina bianca, regina rossa, ne avevano già occupate due, quella di mezzo era vuota, Alice vi si sedé, piuttosto impacciata per quel silenzio, sperando che qualcuno parlasse. Finalmente la regina rossa cominciò: «Sei arrivata dopo la minestra e dopo il pesce, presentatele il cosciotto di montone». E i camerieri misero una coscia di montone davanti ad Alice. «Lascia che ti presenti questa coscia di montone, Alice, montone, montone, Alice». La coscia di montone si alzò sul piatto e fece una piccola riverenza ad Alice. Alice restituì l'inchino, non sapendo se dovesse spaventarsi o divertirsi. «Posso darvene una fitta?» disse Alice, prendendo il coltello e la forchetta e guardando una regina e l'altra. «No, non è educazione fare a pezzi la persona a cui si è stati presentati. Portate via il cosciotto». I camerieri lo portarono via e tornarono con un gran pasticcio. «Non mi presentare il pasticcio, per favore», disse Alice, «oppure qui non si mangia più». Ma proprio in quel momento, come dopo raccontò, accaddero in un istante una gran quantità di cose. Le candele si allungarono fino al soffitto. Sembravano canne con fuochi d'artificio in punta. Quanto alle bottiglie, ogni bottiglia si prese un paio di piatti, si riadattò come ali e con le forchette per gambe andò svolazzando nella sala. Alice sentì una voce rauca al suo fianco e si volse a vedere cosa succedesse alla regina bianca. Invece della regina, sulla sedia sedeva il cosciotto di montone. «Sono qui», gridò una voce dalla zuppiera. E allora Alice vide il largo, tranquillo viso della regina che le sorrideva per un momento sull'orlo della zuppiera e poi sparì nella minestra. Parecchi degli ospiti giacevano nei piatti, il mestolo camminava sulla tavola verso la sedia di Alice, facendole con impazienza segno di levarsi dinanzi. «Io non posso resistere a lungo», disse lei, alzandosi, afferrando la tovaglia con tutte e due le mani. Una strattonata e piatti, convitati e candele scrosciarono insieme in un fascio sul pavimento. La faccia della regina rossa divenne piccolissima, gli occhi grandi, verdi ancora, mentre Alice continuava a scuotere. Continuava a diventare più corta e più grassa, morbida, tonda, e alla fine era un gatto dopo tutto. «Vostra maestà non dovrebbe farle fusa», disse Alice sfregandosi gli occhi, volgendosi rispettosamente al gattino, però con una certa severità. «Tu mi hai svegliato da un sogno così bello, sei stato con me, Frufru, sei stato con me nel mondo dello specchio, lo sapevi? È un'abitudine sconveniente dei gattini, qualsiasi cosa si dica loro, che si mettono sempre a far le fusa. Se facessero le fusa per dire sì e miagolassero per dire no, oppure seguissero qualche regola, si potrebbe anche conversare coi gatti, ma come si può parlare con una persona se dice sempre la stessa cosa?
In quell'occasione il micino faceva le fusa e basta. Era impossibile indovinare se intendeva sì o intendeva no. Frufru disse, battendo le mani, confessa, sei stata tu a trasformarti così? Frufru, vediamo chi è stato che ha sognato tutto. È una questione seria, caro mio, tu non dovresti leccarti la zampa in quel modo. Vedi, o sono stato io, o è stato il Re Rosso. Egli era parte del mio sogno, naturalmente, ma io anche ero parte del suo sogno. E allora è stato il Re Rosso, Frufru. Tu rappresentavi la regina rossa e lo dovresti sapere. Frufru, aiutami a saperlo. La tua zampa, lasciala perdere, può aspettare. Ma l'irrequieto gattino cominciò con l'altra zampa e finse di non aver sentito la domanda. E voi, chi credete voi che fosse stato a sognare tutti gli altri? Partecipato all'impresa l'orchestra della classe terza C della scuola media Italo Calvino di Torino. Ringraziamo quindi la scuola e la dottoressa Lorenza Patriarca, preside della scuola Tommaseo, che ha sostenuto l'attività svolta dai ragazzi dell'orchestra in questione. Ringraziamo anche i docenti di strumenti, la professoressa Francesca Landoni, Maria Polidori, il professor Paolo Conte e Emiliano Minervino e tutto il consiglio di classe. E i ragazzi Isabel, Greta, Tommaso, Federico, Greta, Anita, Federico, Maddalena, Agnese, Marta, Marco, Francesco, Gea, Irene, Adriano, Monalisa, Petra, Silva, Flavia, Lorenzo, Ginevra e Fabrizia. Pier Giorgio Di Freddi. Davide Riondino. Thank you.
Grazie a tutti voi, al teatro, a Elena, a Mazzano, amico delle luci, Mauro.